Mi interessa, non è che lo dovete provare voi direttamente, ma magari se ci prendete passione approfondirete un po' l'argomento, è la gestione del conto corrente da casa, che è legato a quello che avete fatto adesso nelle ricerche del comune. Qualcuno di voi ha cercato come si paga la TASI, gli altri l'IMU, e se lo devo pagare dopo? Allora, oramai adesso praticamente tutte le banche hanno anche la possibilità di fare quasi tutto. La mia banca è differente. Esatto. Dal computer o anche dal telefonino. Quindi. Ma adesso sulla parte che gli fosse una voce del mar, qualcosa del genere. Per pagare i cori del comune. Mav. Sì? Allora, infatti, l'esempio mio è che sono svampito, arrivo sempre quando è l'ultimo giorno che bisogna pagare le cose e la banca è aperta fino a luna. Se sei in ritardo, come fai a pagare? Con il servizio, lo chiamano home banking, cioè la banca da casa, non c'è il limite di apertura dello sportello, te puoi farlo anche di notte, a mezzanotte, la mattina appena ti alzi, e funziona sempre. Allora, adesso vi faccio vedere ad entrare. Allora, prima domanda che 99 persone su 100 chiede: ma è sicuro gestire il conto corrente? Mi fa pensare. Ecco. Gli siamo pensati da casa. Allora, se mette a caschizzi e lui li attira fuori. Allora. Domanda perfetta. Di solito però la risposta che lui ti dà è: occhio, che anche quando compri una porta blindata, la porta è sicura, ma se te se ne smettete, diciamo, devi andare comunque, perché il sistema di per sé direi che è super sicuro. L'unica falla potreste essere voi. Esatto. La dimenticanza. Esatto. È piuttosto sicuro perché, allora, come al solito in tutte le cose vi danno un nome, un utente e una password, però magari qualcuno che si intrufola nel vostro computer vi frega, perché vi siete scritti sulla prima pagina del computer il nome, utente, la password per entrare in banca sono questi. Per evitare quella cosa lì, adesso vi danno una cosa così, è una chiavetta che c'ha solo un bottone dietro, te la schiacci, esce fuori un numero e tu insieme al nome utente, alla password, devi scrivere anche questo, quindi ti devono aver fregato il computer, te ti chiede la lagasse sulla prima pagina nome utente e password, e te chiede anche di mettere il coscoccio, la cialetta sul computer, tondore una volta, due volte, tre volte. Allora, proviamo. Allora, vedete che mi chiede tre cose: un nome utente, una password, un PIN e un'altra casella che è quel numero qua. Non mi ricordo. Ah, questo qua è il credito bergamasco, ma tu a tutte le banche ce l'ha. Omar, se gli hai dati sensibili in quadre mia, se gli hai dati sensibili in quadre mia, ma è qui guarda copie sotto il frigo. Non preoccuparti che va bene lo stesso. No, ecco, buona. Allora, quando ecco, quando avete messo dentro quelle tre cose lì, non utente, la password e il numero della chiavetta, siete dentro nel vostro conto corrente e vi fa vedere, adesso non me lo ricordo neanche
il saldo e qua sotto la lista di tutti, tutte le cose che avete pagato o che vi sono andate su. Qua ci rosso, niente da dirti. In più, allora non serve, ovviamente non serve, solo per controllare l'estratto conto, se no vado lì al banco e mi faccio stampare il pezzetto di carta. Posso per esempio ricaricare il cellulare. Vengo qua, mi dice te che compagnia hai, il numero di telefono, 333, quanti soldi vuoi mettere su, 333 numero Vodafone, oppure 333 numero Vodafone, oppure ancora se io vado in oppure aspetta, proviamo, dai, ne metto su pochi. Allora, questo è il mio numero di telefono, sono la Vodafone. Che di minchia mi toccassi il cado ora prima di riattrovato che non è più niente. Cioè, ma tu ti avrei bene per il cado numero dell'Omar, porco. E adesso, siamo attaccati in metà di mille, mi chiede quanti soldi, ok, quanto voglio caricare, metto su 10 euro, avanti, per sicurezza, mi chiede un'ultima volta sto numerino qua, che cambio ogni volta. Ecco, come quadre mia. Perché se no, è arrivato il messaggio. Grazie per la ricarica da 10 euro. Oppure non puoi mai sapere. Oppure potete. Se avete dei soldi investiti, vedete l'andamento, quanto stanno rendendo, eh? Supponiamo che devo pagare qualcosa, vado in pagamenti e qua mi dice te cosa vuoi fare. Io non sono esperto, ma queste cose qua sono tutte le cose che puoi pagare in banca o in posta, l'F24, il MAV che diceva il Roberto, il bollettino postale, puoi pagare, puoi fare un bonifico se devi pagare qualcuno. Puoi pagare tutto, il bollo della macchina. Proviamo, per esempio, non mi ricordo, l'IMU o la TASI, con cosa? L'F24. Pagamento F24. Siamo turno al nome. Devo pagare 6, 5. Omar, 4, 9. Omar, oh. Tieni detto, dica mia. Ogni volta cambia il numero. Sì. Sì. Anche se non è proprio preciso, siamo stessi. Sì, ma se di numero. Vabbè, che dopo vi ho cambiato ogni volta, però. No, chi è della città? Quello è proprio il modulo. Questo qua è esattamente, c'è cioè esattamente la faccia del modulo che compilereste voi in banca, o c'è su il codice della tassa, ti ricordi quello dell'IMU? Forse mi aiutano. Comunque di solito se dovete pagare l'IMU o aspetta che mi dice. Ma quando ti arriva la cosa da pagare, quando ti arrivano tutti i dati col codice, sì, quando ti arriva il bollettino, te ricopi quello che c'è scritto sul bollettino e alla fine lo puoi pagare. Quindi vi dicevo, adesso ve l'ho fatto vedere velocemente, bisognerebbe stare qua un giorno intero, ma comunque anche se ho detto conto. Sì, la scusa, 1000 euro. Sì. La... Ma dai, se vuoi girarmene qualcuno, da lì ti prendo. Però se la privacy. Ma è arrivato lì. Osti, ce l'ho giù in mano, bravissimo. Dopo vi devo far vedere, non l'ho neanche scartato, il libro che abbiamo ordinato la volta scorsa. Siete terzani? Allora,
Sostanzialmente qua dentro potete fare davvero tutto quello che fareste in banca. Invece io non ce li ho. E le tasse non ci sono, non paghi più niente. Allora, non si paga niente, anzi, quelli della banca ti invogliano a fare quel coso qua. Perché così loro li liberi da un lavoro. Esatto. Però se adesso sentite, ogni 3x2 c'è la riorganizzazione di qualche banca, prima cosa che si sente è che tagliano personale allo sportello, Perché? Perché si arriva a quello che ci siamo detti in tutte queste sere qua. Quando il lavoro che devi fare consiste nel mettere in pratica un codice, una regola, è brutta da dire, ma la macchina ci arriva 10 volte più veloce di un uomo, e quindi ecco perché dei tagli. Potrebbe esserci il vantaggio in tutta questa semplificazione che, per esempio, non so se c'è qualcuno qua che fa tipo il commercialista, ma a me la figura del commercialista o del notaio, cioè che io per pagare le tasse devo pagare qualcuno perché mi faccia, vuol dire che va bene. Comunque alla fine ricordate, se lo volete fare all'inizio fatevi aiutare da qualcuno, non c'è niente di complicato. Ma chi dovrebbe aiutarmi sarebbe la banca. Prima persona che dovrebbe aiutarsi a fare queste cose è la banca. Non sono tanto devono aiutarti, perché posso che tu fai così, perché così almeno loro. Però gli piace anche che te t'arrangi, perché è un po' così. Ma anche una mancia sono andata a fare niente, fatti vedere come va. Prima di adesso abbiamo finito. Prima di chiudere però, quelli che sono venuti qua a dare una mano, perché sono stati non bravi, di più. Io spero, adesso, questo qua si è finito, io spero che questo qua sia l'inizio di un percorso. Se ci avrete voglia, se qualcuno ci avrà voglia, potremmo organizzare ancora qualcos'altro. Magari faccio passare il Rudy che mi è più ordinato, ma non i soldi. Ah, ecco. Per chi non ha ricevuto il messaggio, volevo chiedere, non è assolutamente obbligatorio. Chi vuole può dare 10 euro, cosa li useremo per fare? Gli diamo un contributo al Circolo Anziani che ci ha ospitato, e con i soldi che avanzeranno gli pagheremo la pizza agli Angeli Custodi martedì. Proprio, Omar, proprio la sigla. Comunque per uno Juve, comunque no, per uno, senza nomi perché non ti vuole. Per uno juventino organizzare una picciata la serie di Juve Barcellona è il massimo che ti puoi dire che inventare. E magari vi chiederò ancora di provare a fare qualche cosa, o via email, o cercare qualcosa, così vi tenete un po' allenati. Dopo, se organizzeremo un altro corso, vi manderò il messaggio via email sul telefono, esatto, chi vorrà venire, l'applauso ci vuole per nome. Bravo! Basta capo vitro famoso, si è muta la crapa, ostia! Adesso sotto, a Maia Vic, e grazie a chi ha portato le cose. E vorrei anche un ringraziamento a chi ha filmato 7 di queste 8 sere, cioè io, perché comunque ho filmato 7 o 8 sere anch'io, quindi anch'io
se l'ho diffuso nel mondo, un po' merito anche mio, dai. Sì, sì, sì.